Sotto gli ultimi video, molti di voi mi hanno chiesto di dirvi la mia sull'acquisto di Rainier da parte Frosinone. Ovviamente acquisto effettuato in prestito secco e che mi ha lasciato un pochino stupito. Recentemente il presidente Stirpe ha anche rilasciato un'intervista dove ha dichiarato anche la sua emozione a trattare comunque con Real Madrid, comunque con una squadra tra le più grandi al mondo. E capite, insomma, per un Frosinone andare a trattare, andare a parlare con Ancelotti, trattare con il Real Madrid, con intermediari di un certo calibro, per un giocatore classe 2002 talentuoso come Rainier, insomma, posso capire la situazione. Un acquisto, ripeto, che mi ha abbastanza stupito per questo gap di fama, tra virgolette, che c'è tra le due squadre, ma che reputo appunto molto importante, secondo me per cercare la chiave giusta del perché sia stato fatto, sia stato avallato questo trasferimento. Insomma, questa chiave va trovata in un po' di difficoltà che ha avuto Rainier al Real Madrid. Tra il 2018 e il 2020, il Real Madrid ha fatto veramente man bassa in Brasile perché ha preso in modo consecutivo Vinicius, Rodrigo e Rainier. Vinicius è colonna della squadra. Rodrigo si sta ritagliando uno spazio importante. Rainier, no, onestamente no. Capire i limiti del ragazzo è un pochino difficilotto, nel senso che comunque ha giocato poco anche in Castiglia, dopo che a 17 anni, insomma, aveva fatto benissimo con il Flamengo. Ma poi il prestito al Borussia Dortmund, poi al Girona, ha giocato poco al Borussia Dortmund, ha giocato poco al Girona, al netto insomma del periodo che non è stato presente in squadra insomma, per il discorso dei mondiali. E, insomma è un bel rebus devo dire, perché comunque mi aspettavo molto di più dal ragazzo. In un'ottica Real Madrid, in un'ottica Frosinone potrebbe essere un bel quid in più, ma in primis deve trovare la continuità di prestazioni, la continuità mentale. Comunque poi vedremo anche un po' di statistiche e alcune cose vanno veramente tanto in contraddizione. Comunque, classe 2002. Dall'ottimo fisico a corsa, a forza, a visione di gioco. Quindi nel Frosinone può dare quel quid in più. Certo, poi cioè, sto pensando dove potrebbe giocare, perché lui ha giocato sia come ala su entrambe le fasce, lui è un piede destro, molto spesso come trequartista. Il discorso è uno che, allora, il Frosinone ha Mazzitelli a centrocampo, che è il capitano. Un Arruì che si sta rivelando un ottimo trequartista tattico, che ha anche un bel senso del gol. Barrenechea è un ragazzo che comunque devi valorizzare. Se non erro, penso che Frosinone abbia anche il prestito con riscatto, con diritto di riscatto e controriscatto, se non erro. Quindi potenzialmente sarebbe più tuo rispetto a Rainier. Ora da vedere dove giocherà appunto il brasiliano. Se dietro la punta c'è Dira, ma a questo punto retrocederesti a Rui a centrocampo, togliendo Barrenechea, o comunque mantieni le situazioni così come stanno e metti Rainier come trequartista di sinistra in un 4-2-3-1. Anche perché Gelli, con tutto il rispetto che possa avere per il giocatore, però un conto è Gelli, un conto è Rainier, ha tutt'altra esperienza, al netto che poi Gelli può anche rendere meglio di Rainier. Però così distinto mi viene da pensare che sia Gelli che potrebbe rischiare il posto e impiegare questo Rainier come trequartista di sinistra, come ala sinistra, piede invertito, dove può sfogare la sua forza fisica, la sua progressione. Anche se, ripeto, lui prettamente ha giocato come trequartista. Lui in zona centrale rende di più. Però rende di più, quantomeno, è un suo DNA più impostato. Sinceramente, però, non mi sentirei di sacrificare questo Rui, perché si sta rivelando un quid in più per
per il Frosinone. Andiamo a vedere però un po' di numeri. Allora, la stagione scorsa, 18 presenze con il Girona, impresso Real Madrid, 18 partite, appunto, 2 gol e un assist. Ha giocato veramente pochino, perché comunque su 620 minuti totali sono 34 minuti e mezzo a partita. Ci sono partite che ha giocato 60-70 minuti, ma altre partite che ne ha giocati 10. E mi viene da pensare, perché una squadra come il Girona, con tutto il rispetto, uno come Reinier avrebbe dovuto supervalorizzarlo. Ecco da dove nasce questo mio piccolo dubbio sul giocatore. C'è qualcosa che manca. Ora, che sia la mentalità, che sia la continuità, a volte si perde un pochino nel giochettino, nel tacchettino, è poco concreto ancora. Ha 21 anni, può crescere esponenzialmente, però, contando che la carriera di un calciatore non dura 50 anni, bisogna un po' quagliare adesso, e sicuramente un bagno di umiltà come Frosinone potrebbe essere una grande cosa. Non lotti più per il titolo, bensì sei chiamato a tirare fuori lo Suevos per una squadra non promossa che si deve salvare. Come precisione passaggi, 79.8 divisi in corti, medi e lunghi. Sui corti 86.5, veramente una bella percentuale. 82.7 sui medi e la classica 33.3 sui lunghi, veramente percentuale bassa, però giustamente quella che inficia maggiormente sulla percentuale di precisione dei passaggi totali. Però ragazzi, sui medi e sui lunghi, lui che gioca molto ovviamente su queste distanze, ragazzi, tanta roba, perché può creare geometrie. Certo, dietro devi avere giocatori che parlano la tua stessa lingua, perché non è raro vedere un giocatore di classe superiore che poi non rende in una squadra di classe inferiore. Semplicemente perché tu puoi avere anche l'intuizione, ma se poi i compagni non ti seguono, la tua intuizione va in malora. Qui la cosa però che mi farebbe più propendere, diciamo così, per avere un Arruì a centrocampo piuttosto che un Barenicea è la mobilità di Arruì, ma anche le doti in palleggio di Arruì, che ad ora sono ovviamente superiori a quelle di Barenicea, che ancora necessita un processo di crescita. Mazzitelli, vabbè, quello che viene a centrocampo. Comunque, lui è un trequartista, un'ala, che però messo sulla fascia sinistra potrebbe dare una grandissima mano in fase difensiva, perché comunque il 4-3-1-2 è il classico modulo che poi in fase difensiva si trasforma in un 4-4-1-1, perché gli esterni vanno da una mano al centrocampo. Ma pensate, Reinier ha toccato su 12 interventi effettuati la scorsa stagione ben 7 nel terzo difensivo, e non solo, 29 coperture per un giocatore offensivo col numero di partite che ha giocato l'anno scorso al Girona, Reinier, e con il minutaggio basso. Ragazzi, è tanta roba, è veramente tanta roba. 6 blocchi su passaggi, 5 interdizioni. Ecco perché lo vedrei un po' più come ala in questo tipo di 4-2-3-1. Perché o metti un trequartista tattico, e Reinier lo è più o meno, è uno di gamba che giustamente trascende il suo raggio d'azione, però non è proprio una mezzala o un trequartista tattico, oppure uno che con la sua velocità, col suo sprint, può dare una mano sulla fascia a rientrare. In più, 157 tocchi a centrocampo, 128 nel terzo offensivo, 46 nel terzo difensivo, assolutamente non pochi. Lui bravo anche nel dribbling, per avere la statura che ha, 185 cm, anche veloce di gambe, è un normolino, bella muscolatura degli arti inferiori, 210 conduzioni palla. Certo è che crossa poco, quindi o come ala sinistra sfrutta le avanzate del terzino sinistro, o se lo si vuole per crossare in mezzo, beh, è un po' difficilotto. E vi dico perché l'ho contestualizzato sulla sinistra e non sulla destra,
perché sulla destra vi è Sulè. E quindi io penso, un mancino ovviamente, e io penso che si punterà a avere due stelle per invertito che aprono anche la zona di campo agli esterni. È comunque un giocatore che riceve tanti falli, 4 fatti e 15 ricevuti. Quindi è un giocatore che a livello numerico, di statistiche, può aiutare il Frosinone semplicemente a fare uno step ulteriore in ripiegamenti difensivi, in tecnica, in visione di gioco, in falli ricevuti, perché magari se tu hai un tiratore, questo ti rientra, ti prende fallo al limite dell'area, tu magari potessi avere quei 10-15 falli in più, 20 falli in più al limite dell'area. Se tu hai un bel tiratore, potenzialmente potrebbero essere quei tot gol in più che ti possono anche risolvere le partite. L'unica cosa è che se mi gioca dall'invertita, devi tirare di più in porta. Perché comunque 1,39 a partita è pochino, veramente pochino, e con una precisione di tiro del 40%. Io da uno con la tecnica come la sua, mi aspetto che almeno il 60%, 50%, quindi un tiro su due, tu me lo metti in porta. È impossibile che su due tiri me ne sbagli più di uno, ecco. A livello di proporzioni, quindi mi aspetto una crescita da Reinier e penso che il Frosinone potrebbe essere quel bagno di umiltà, quella squadra che gli possa dare la cazzimma ulteriore per imporsi. Dal Real Madrid non lo so, secondo me difficilmente rimarrà Frosinone l'anno prossimo, se non per un nuovo di prestito, però insomma staremo veramente a vedere. Sono molto curioso, penso che farà molto bene comunque, anche perché a sinistra avresti Reinier in questa ipotizzabile posizione. Adesso avresti Sulè, piede invertito, classe, capacità di saltare l'uomo, Arruy idem con patate, inserimento, cattiveria. È diventato interessante gli ultimi giorni di mercato, quantomeno l'attacco del Frosinone. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!